che l'inquietudine abbia un cuore che batte. È tempo che dall'angelo nasca l'arcangelo e il sole si trasformi in un fuoco centrale. È tempo che sia tempo. È tempo. È tempo della grande opera. La grande opera è l'unione degli opposti, l'unione dell'acqua e del fuoco, l'unione del buio e della luce. Perché quale tra dentro e fuori è il vero movimento del respiro? È tempo. Tempo come nelle cose che crescono lentamente. C'era una volta uno scalpellino che lavorava alla pietra e un viandante passando gli chiese: cosa fai? Lo scalpellino lo guardò. Era proprio quella pietra. E disse: sto costruendo la cattedrale. È questa visione una grande opera. E in questo tempo, che è stato un gran bel tempo, in questi 4 anni che abbiamo trascorso insieme e dei quali avete visto le immagini, in questa opera che abbiamo fatto tutti noi e che tutti noi siamo diventati, ho avuto la fortuna di incontrare tanti compagni di strada, tanti compagni che hanno condiviso con me ogni momento gioie, dolori, sospiri e preoccupazioni. E ho avuto la fortuna di incontrare una persona veramente speciale che in questo incontro di stasera, in condivisione profonda del senso della grande opera e del festival che sarà, ho invitato e ho fortemente voluto. Lui mi ha dato veramente questa gioia, questo onore di condividere un cammino, un'idea, un sentimento di costruzione. A fare opera con noi c'è Alessandro Bergonzoni. Siete incredibili e questo mi crea un grande problema. Ringrazio Gran Francesca da Fabriano che parla. Gran Francesca da Fabriano parla alle opere, non agli uccelli e non alla natura, come qualcun altro faceva, però parla anche alla natura umana e sovrumana. E nella vostra maglia, nella maglia che vedete, c'è una O, c'è un tondo, c'è un cerchio, c'è un qualcosa che si chiude ma non chiude. Potrebbe essere la O di opera, la O di oppure, la O di oltre, la O che va anche ad essere la forma di una testa o la forma stilizzata di un cuore che non è a forma d'O. Per me Fabriano e Pogliese è far parte, via posto fuarte, cioè fare parte, entrare a far parte, immedesimazione. Partecipazione non mi piace, preferisco mettermi nei panni di essere. C'era una famosa parabola che ho citato anche in questi anni, quando ho fatto uno spettacolo teatrale, mettersi nei panni di, la parabola dei panni dei pesci, mettersi nei panni dei pesci. Cioè, c'era qualcuno che ha scritto la parabola dei panni dei pesci, chi è che disse mettiti nei panni dei pesci, chi è che disse diventa il trilione, il pesce più ricco al mondo, chi è che disse mettersi nei panni vuole dire non stare a guardare. C'è una cattedrale invisibile, secondo me, tra una persona ed un'altra. È quella che noi dobbiamo fare. È un ponte, non è un tetto, non è un chiudere, non è solo un altare. Non è soltanto il tempio tra le tempi, che è un concetto forse anche fin troppo cerebrale. Non è solo anima, anche se questa parola non mi deve far paura e mi interessa. Venire a Fabriano a parlare della grande opera significa anche parlare dell'opera che siamo noi, lo diceva Beuys, che saluto in questo momento perché so che ci sta ascoltando, perché esistono autori ed artisti vivi che sono già morti e autori e artisti morti che sono ancora vivi, e Pogliese parla spesso a loro, in continuo a loro, parla di loro e parla con loro. Faccio un esempio, mi spiego peggio.
Io quando dice Michelangelo, quanto ci ha messo a fare la pietà, quanto ha utilizzato a fare la pietà. Ecco, noi, in quanto tempo facciamo la pietà? Facciamo pietà, troppo facile, non mi interessa, ma facciamo la pietà. Quando costruiremo la cattedrale della pietà, l'opera della pietà, l'opera del perdono, l'opera della paura, l'opera, quando queste cattedrali le costruiremo? Ogni volta che cominciamo a costruire una volta, si chiama volta perché significa anche una serie di momenti, che andiamo a lavorare con l'altro. Ma l'altro non come solidarietà, non come beneficenza, eccetera, come opera, costruzione, non ostruzione. Il fare che non è maledetto, non è lo strafare, non è il superomismo, ma quasi il bisogno di grandezza. Perché ci fa paura la grandezza? Mi faccio questa domanda e mi rispondo, non ci deve far paura la grandezza. La grande opera è questa grandezza che non fa paura. E quindi, a mio modesto parere, che peraltro condivido, credo di potervi lasciare per il momento all'idea della grande opera. Io la maglia non ce l'ho all'interno, perché certe maglie, certe scritture, certe idee fuori non si vedono, ma sono dentro. Grazie. Grazie. Io sono grazie a voi. Grazie. A posto qui. La maglia non ce l'hai perché tu sei la maglia e quindi sei la grande opera. Ha parlato di pietà di Michelangelo, quindi chiamo Duc, Angelo Bucarelli, a raccontarci l'arte. Sentire il caso di dire senza né arte né parte, arrivo da lontano di corsa per raggiungere il gruppo di Boiesis, sono un po' stanco e affaticato. Però veramente felice di essere qua e di indossare questa maglia, no? Maglia rosa. L'arte, quest'anno Poiesis entra in gran corsa con una sottolineatura dell'idea di grande opera e abbiamo chiamato 5 grandi fotografi per fermare questa idea con diverse interpretazioni. E pensiamo di distribuire questi ritratti fotografici in 5 diversi luoghi della città in modo da costringere chi conosce poco e chi conosce poco Corigliano di avventurarsi per le strade e di scoprire degli angoli magari ancora nascosti, ancora non conosciuti. Tra questi fotografi ci sono nomi internazionali, tutti italiani, e sono Gabriele Basilico, che penso che la maggior parte di voi conosca bene, con una proposta inedita ancora da definire, dovrebbe riguardare la fabbrica, Luca Campigotto, che è un fotografo veneziano straordinario, che ha ritratto la natura in un modo assai speciale e con grande visione. Ci sarà Monica Bolai, che è triestina, che ha ritratto la spiritualità delle migrazioni delle persone, delle genti, con un lavoro molto complesso, molto affascinante. Di nuovo, la grande opera non è una cosa fisica, ma è un grande movimento spirituale che riguarda l'umanità. Ancora ci dovrebbe essere Massimo, ancora siamo in discussione con Massimo Persanti e Andrea Iemolo. Andrea Iemolo interpreterà l'opera artistica tra Bernini e Michelangelo, poi chi manca? E Massimo Piersanti il monumento con Piersanti 30 anni fa abbiamo fatto un grande libro diretto da Bruno Zeri che riguardava proprio il racconto dei monumenti e trovare nel monumento l'essenza della forza del concetto del monumento. Ecco, queste mostre accompagneranno il Festival di Poiesis come uno scenario intorno che terrà insieme il Festival stesso. Poi avremo un intervento, come lo vogliamo chiamare Francesca, più
che artistico, intellettuale, filosofico. Ci sarà un gruppo di scienziati che vengono dal mondo, uno viene dal Giappone, un altro viene dagli Stati Uniti, altri vengono dal Nord Europa, che diretti da Viviana Cassan parleranno del rapporto tra cervello e teoria quantistica. Credetemi, io mi dedico all'arte, per me è molto difficile parlare della teoria quantistica perché non so neanche dove cominciare. Certamente è veramente l'ultima e la più nuova teoria che riguarda il funzionamento del cervello umano. Penso che sarà un momento straordinario e direi assolutamente innovativo anche per molti scienziati che potranno venire qua e discutere con coloro che hanno scrutato all'interno del cervello e sono arrivati a fare un tratto di unione tra la teoria quantistica e il cervello stesso. Poi avremo, mi sembra che forse arrivo a un Leonardo, lo vogliamo dire? Non lo diciamo, però qualche cosa di molto importante è in arrivo. E poi un artista di arte contemporanea o forse due artisti che lavorano insieme costruiranno qualche cosa all'interno di uno spazio di Fabriano e questo sarà un po' il simbolo del percorso del festival. Ecco, credo che questa è l'arte con molta parte e molta arte. Per tutti. In effetti due grandi filoni, le due grandi tematiche che il festival esplorerà sono da un lato la visione e quindi proprio la visione della cattedrale scalpellando la pietra e l'altra le cattedrali che siamo noi, quindi da lì tutto il discorso sul cervello umano, sulla teoria dei quanti che ci sembrava una cosa affascinante. Della cattedrale che siamo noi parleranno anche i poeti e quindi invito Alberto Bertoni a dirci quello che sta raccontando il nostro festival che sta cambiando, che non è più un festival, sta diventando un laboratorio, un'officina a cielo aperto, qualche altra cosa. Sì, naturalmente poiesis è una parola greca che significa poesia, quindi la poesia è comunque centrale festival anche di quest'anno. Naturalmente stiamo progettando qualcosa di cui è ancora difficile parlare, che andrà anche al di là del festival e che sarà un laboratorio dedicato alla poesia che continuerà nei mesi a venire, anche perché poiesis è giusto che alla fine diventi un evento che dura tutto l'anno e non soltanto appunto l'evento festivaliero dell'ultima settimana di maggio. Però per quello che riguarda appunto l'occasione dei giorni 25, 26, 27, grande opera. Certamente se ci pensiamo la poesia nasce come grande opera. L'Iliade e l'Odissea 9 secoli prima di Cristo e poi continua ancora come grande opera nella cultura latina, l'Eneide, la Natura, le Metamorfosi di Ovidio e comincia come grande opera, anzi come grandi opere nella letteratura italiana, la Commedia di Dante e il Canzoniere di Petrarca. Oggi è difficile che i poeti contemporanei, che appunto rappresentano anche degli ego frantumati, polverizzati, molto spesso lo abbiamo già detto, anche se questo simbolo di cerchio, come diceva Alessandro Bergonzoni, è anche qualcosa che chiude, che rassicura, che permette una sorta di eterno ritorno, che non spreca il tempo. In fondo la costruzione ritmica, la costituzione ritmica della poesia è il tempo che viene recuperato, che viene ritrovato in certa misura. E allora anche se è difficile oggi per un poeta costruire una grande opera, però abbiamo pensato di invitare alcuni autori che abbiano costretto o costringano la loro poesia anche a uscire da sé e che abbiano imposto alla loro poesia di confrontarsi anche con altri strumenti umani, con altri elementi di umanità. E allora verrà senz'altro Stefano Massari, che è un notevolissimo poeta contemporaneo, uno dei protagonisti della scena poetica contemporanea, ma che è anche uno straordinario videopoeta
e naturalmente lo costringeremo a lavorare su questa doppia faccia della sua attività, la poesia in lingua ma anche la poesia attraverso i video. I video oggi sono una forma fondamentale di visione e questo è uno dei temi e dei modi dominanti del nostro appuntamento. E poi ci sarà Gian Mario Villalta, che è uno dei poeti più straordinari, più notevoli che ci sono oggi in Italia, ma che è anche un intellettuale, che è anche un insegnante, che è anche uno studioso di uno di quegli straordinari autori che ci hanno appena lasciato, Andrea Zanzotto. E quindi Villalta ci racconterà la sua storia di poeta, ci leggerà i suoi splendidi testi, ma ci parlerà e ci leggerà anche testi di Andrea Zanzotto. Perché davvero io modestamente sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Alessandro Bergonzoni prima. Ci sono, ahimè, degli autori vivi che in realtà sono morti, ma ci sono molti autori morti biograficamente che sono straordinariamente vivi. Zanzotto è certamente uno di questi e certamente un'altra di questi è Wisława Szymborska, che abbiamo avuto, noi chiamiamo la poesia, la sorpresa bellissima di vedere in testa le classifiche di vendita nelle ultime settimane con la raccolta completa delle sue poesie, La gioia di scrivere, che è uno straordinario libro e che dimostra che quando la poesia è comunicazione e anche cuore, magari stilizzato come questo, e anche visione diretta che vuole essere condivisa da un altro, la poesia diventa davvero come è sempre stata per tutti e allora anche le vendite dei libri la premiano. E quindi certamente renderemo un omaggio anche a Wisława Szymborska. E poi molte altre voci, una tra queste sicuramente è quella di Antonio Riccardi, anche lui poeta molto bravo e poeta anche di opere più complesse, di un singolo libro di liriche, Aquarama, l'ultimo suo testo è un poema, quindi andiamo verso la grande opera poetica, ma Riccardi è anche un editor, è uno dei principali funzionari della casa editrice Mondadori. In questa veste ha lanciato una bellissima iniziativa già l'anno scorso, il 21 marzo, che è la data della giornata mondiale della poesia, pubblicando 4 libri di giovani autori. Il 21 marzo prossimo, cioè tra pochi giorni, ne usciranno altri 4 e quindi Riccardi ci offrirà anche un panorama della poesia dei giovani, perché la poesia ha un grande pregio, è un'arte, è qualcosa che sta continuando, che sta vivendo, che sta attraversando tutte le generazioni e posso dirlo dal mio punto di vista bolognese, e ci sono dei ventenni oggi straordinariamente bravi e spero che qualcuno di loro venga a Poiesis con noi alla fine di maggio. Grazie. Grazie Alberto. E tra gli autori che staranno con noi, tra le persone straordinarie che ci accompagneranno in questi 3 giorni, ci sarà Raffaele La Capria. Raffaele La Capria con Giorgio Ficara, e quindi saranno 2 presenze per me un po' eccezionali, veramente sono molto contenta di questa loro visita a Fabriano. E prima di proseguire, permettetemi di ringraziare chi ha fatto opera con noi veramente, ed è il sindaco Alberto Sorci, l'assessore Gianni Giunta. Io vi ringrazio. Questa è l'occasione ufficiale per dirvi veramente grazie. Grazie per tutto l'impegno che avete messo e spero che poi nei percorsi che si apriranno, perché quest'anno la grande opera speriamo ci porterà una germazione poi di cose per la nostra città, per la nostra comunità, e quindi ancora le collaborazioni preziose di tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto in questi anni saranno con noi, e con loro ringrazio tutti coloro che lavorano in comune, tutti gli assessori, la giunta, il consiglio, tutti veramente grazie di cuore. E parlando di iniziative che poi rimarranno nel territorio, che quindi da Poiesis partono e si sviluppano, io chiamo Vittorio Salmoni, che è un'altra delle colonne importanti della nazionale, voi pensate che
c'è una regia in tutto questo, in realtà è tutto molto improvvisato, io ero tranquillo da una parte, non sapevo. No, in realtà la cosa che mi viene in mente da dire è questa, che noi abbiamo visto molte volte questo filmato, che alcuni di voi magari hanno visto per la prima volta, e ci siamo resi conto che una risposta così straordinaria che la città, il territorio, la provincia, la regione ha dato a questo impulso costituito da Poiesis, un'iniziativa nata spontaneamente, aveva bisogno non soltanto della replica del festival sempre di qualità sempre maggiore, di un livello sempre più alto, ma aveva bisogno anche di un radicamento, qualcuno lo ha accennato prima di me, di un radicamento più forte nel territorio, qualcosa che rimanesse e permeasse la cultura del luogo in cui Poiesis si svolgeva e che, come dire, lasciasse quell'esperienza, anche quella ricerca, perché per fare il festival ovviamente, come avete potuto capire, ci vuole una ricerca che dura molto tempo e a cui bisogna dedicare molto impegno. Per questo nascono le officine. Le officine sono un progetto di laboratori, non sono scuole di formazione classica, hanno dentro la massima, come dire, formazione aziendalistica e la massima formazione professionale, un condensato di bottega artigiana evoluta, al pari, al passo, mi rivolgo ai dirigenti della regione che qui sono intervenuti questa sera, al passo col distretto culturale evoluto che la regione sta in questo momento pensando e affrontando. Un progetto proprio che si inquadra in questo ambito. Le officine naturalmente hanno un punto di riferimento che non è soltanto il festival, ma è il cuore produttivo, l'inizio dell'esperienza manufatturiera di questo luogo, che è la carta. E attorno al tema della carta si possono articolare tante forme, tante esperienze, tante attività, soprattutto culturali, perché non dobbiamo dimenticare che la cultura, e qui non ci stancheremo mai di affermarlo, è in questo momento importante che stiamo vivendo il fattore principale di innovazione e come tale è un fattore produttivo, un fattore che deve essere tenuto sempre presente per i processi produttivi futuri e a cui dobbiamo guardare con sempre maggiore attenzione. Quindi attorno alla carta, cioè una produzione materiale, c'è tanta innovazione, c'è tanto pensiero, tanta creatività e quindi la carta è l'elemento su cui si scrivono le poesie, per esempio, ma è anche la confezione preziosa di un artigianato secolare che si tramanda di padre in figlio, è anche il cartoon, e qui abbiamo a pochi passi da qua un'esperienza straordinaria di un'azienda che si è internazionalizzata e fa cartoon in tutto il mondo e via così. Ecco, le officine vogliono indagare questi processi, vogliono mettere al centro l'esperienza marchigiana come esperienza unica dal punto di vista manufatturiero, vogliono tramandare un'idea, vogliono cogliere, come dire, l'impulso, l'entusiasmo e la ricerca che Poiesis ha espresso fino adesso. E si svolgeranno durante l'arco dell'anno e avranno poi esiti importanti in occasione del festival. Non svelo nulla nel dire che tutto questo è, come dire, sotto uno sguardo importante, un patrocinio che ci viene ormai riproposto ogni anno da quando siamo andati in Francia, un po' curiosi per capire se potevamo avere. Francesco un giorno ha detto: voglio il bacio di Rodin, e abbiamo portato il bacio di Rodin l'entusiasmo dei neofiti e anche un po' di ingenuità, ma ci siamo riusciti. Da quel momento abbiamo con la Francia stabilito un rapporto molto stretto e abbiamo avuto l'occasione di intercettare l'UNESCO, e l'UNESCO è stato il nostro padre nobile, l'istituzione che ci ha seguito e patrocinato fino adesso. E anche in questa esperienza delle officine ci sarà accanto. E poi, per ultimo, e concludo su questo, voglio citare qualcosa. Nel festival ci saranno due momenti molto importanti. Io sono un architetto e ho passione per il mio lavoro e penso che gli architetti abbiano costruito delle grandi opere, abbiano espresso ciò che una comunità voleva, abbiano
come dire, dato forma all'immaginario di una collettività. E allora avremo un personaggio che di grandi opere ne ha fatte tante e ha cambiato la cultura dell'architettura contemporanea in tutto il mondo, Rem Koolhaas. Rem Koolhaas è un architetto olandese, in Italia ha fatto questo progetto straordinario dei magazzini generali, del recupero dei magazzini generali di Roma, ne ha fatti tanti altri in Olanda, è un personaggio incredibile anche dal punto di vista del pensiero, della filosofia, dell'approccio, è il Mies van der Rohe del nostro tempo. E per quanto riguarda il cinema, abbiamo, come dire, cercato di prendere tutte le grandi opere che il cinema ha espresso in quanto tali, cioè film meravigliosi che hanno cambiato il linguaggio, il corso della storia del cinema, ma che hanno anche espresso, come dire, hanno raccontato la costruzione di grandi opere. Tutto questo sotto la regia divertente ma molto acuta di Tati Sanguinetti. Vi ringrazio. Come vedete, il festival sta cambiando profondamente, sta evolvendo, sta diventando un luogo di pensiero e spero che trasformi la città piano piano in impresa culturale. Partono intanto le prime due officine, la officina di fotografia e le officine di cinema, sono già usciti i bandi e quindi per chi vorrà altre informazioni, poi all'uscita ci saranno tutti i ragazzi che saranno lì a guidarle con Andrea Pacioni, l'officina di fotografia, e con Marco Galli, l'officina di cinema. Il cinema è già un percorso che abbiamo intrapreso l'anno scorso, sulla fotografia cominciamo quest'anno e quindi già sono due progetti che partono adesso ai primi di aprile. Un altro filo conduttore con l'anno scorso sarà la danza, il gruppo dei Breakers che ci hanno allietato, hanno fatto festa l'anno scorso sull'Inno Nazionale per le strade di Fabriano, quest'anno danzeranno sull'area delle grandi opere e poi avremo una grande danzatrice, Caroline Carson, che danzerà sulle sue poesie. Quindi questa è un'altra piccola anticipazione, ma stasera non è la condivisione del programma. Il programma, siamo ancora veramente in un cantiere abbastanza frenetico e abbastanza movimentato, quindi stiamo costruendo giorno per giorno, ma è una condivisione del senso del festival, del senso profondo. Il tempo, questo tempo sta cambiando, ci sta anche obbligando a una riflessione più profonda, più autentica, più sfrondata e quindi vorremmo arrivare a un festival quasi più interiore, quasi più come una lunga riflessione, un lungo percorso di consapevolezza, un festival molto sincero. E in questo percorso c'è un momento molto importante, ci sarà un momento molto importante che sarà tenuto appunto da Alessandro e sarà una sua una cosa sulla quale lui si spende molto. Vorrei che ci raccontasse. Sono il gemello di quello di prima, e un po' più alto. Operare significa alle volte anche aprire un corpo, no? Chirurgicamente, quindi andare a vedere cosa c'è dentro. Molti dicono operare per guarire o per vedere se guarire. Allora l'operazione dell'aprire, importantissimo, notavo anche che la Odio Officina, la stessa Odio Opera, ha un lato interessante quest'anno. Io so che si è in trattativa per il tema di un film sulle carceri, credo che sia il film dei Fratelli Taviani. E se non fossi già in piedi mi alzerei ancora più in piedi, perché noi la mattina ci alziamo, ma ci alziamo solo in piedi, alle volte bisogna alzarsi, cioè salire. Ecco, di fronte a un film come quello dei Taviani, io mi sono alzato sia la mattina dopo che l'ho visto, sia quando ero seduto. C'è stato anche un applauso spontaneo proprio in questa piccola sala. Allora ci sarà un incontro voluto appunto da me, da Riccardo, su idea appunto di poter portare due momenti di apertura, aprire. Luigi Manconi, con tutta priorità siamo in trattativa, insieme a me. Luigi Manconi ha scritto un libro sul tema delle carceri, quando aprirono quella porta, sui vari casi di
scandali nelle carceri, non solo nelle carceri, e vorremmo fare un incontro, perché di questo che si tratta, non di uno spettacolo, ma un incontro attiguo ai film dei italiani, come per andare a vedere qual è l'opera, quello che dicevo prima, che si può costruire tra chi è fuori e chi è dentro. La cattedrale ha un fuori e un dentro. Ecco, qual è il modo per aprire, per operare? È un modo anche poetico, passa attraverso la poesia. Io dico spesso, quelle poche volte che sono andato in carcere a parlare e a raccontare, che ci vuole il diritto alla tenerezza, il diritto alla poesia. Sono dei diritti che uno dice: prima fammi mangiare, fammi dormire, fammi lavare, poi parliamo degli altri diritti che sono già bombardati. Allora, l'incontro dovrebbe vertere su questo lavoro, che anche la chiusura corporea, parleremo anche del tema che interessa a me più vicino, ma è accanto al tema carcerario, quando uno è chiuso dentro un corpo malato. Spesso questi corpi ricordano e fanno tenerezza, perché sono una malattia, e quindi segno di chissà quale destino, karma, eccetera. Un carcerato invece ha sempre quel tema del se l'è voluto. Ecco, allora tratteremo le opere di cui parlavo prima, l'opera della pietà, l'opera, perché poi noi pensiamo alla pietà di Michelangelo, e abbiamo premiato una foto importante, tantissima, poco tempo fa, di una donna afghana, se non ricordo, che teneva il figlio morto. Allora, qual è quel figlio morto? Qual è quella donna afghana? Chi siamo noi di quelle due parti? Perché abbiamo pietà delle pietà? Allora, il poter parlare di queste opere, anche con una persona che si intende di leggi, di carcere, ma soprattutto si intende di uomini, di persone. A me piace dire che alle volte le sbarre conoscono molto di più una persona carcerata che certi giudici. Io, parlando in carcere, ho scoperto che il 50% dei giudici o dei magistrati non è mai stato dentro una galera intesa nel senso come carcere. Questo può far sì che queste cattedrali si aprano, decidete voi di che tipo di cattedrali si parla, quando si parla di una cattedrale di dolore, di punizione, di maltrattamento o di giustizia, vedetelo voi, e qual è la cattedrale del corpo, e se in mezzo ci si può formare una grande opera che dentro vede l'arte, perché quella pietà, quegli incontri, quei pensieri sono l'arte del vivere. Speriamo di poter, anzi la speranza non mi piace, vogliamo, abbiamo l'energia di raccontare questa opera, anche perché non c'è fuori e non c'è dentro, ci saremo. Vi lascio ancora con due piccole anticipazioni, avremo anche Paolo Fresu e Fabrizio Bosso al festival. Quindi grazie, grazie infinite. E non ho dimenticato nulla, arrivederci al 25, 26, 27 maggio.